Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare il modulo ricevente FR Sky, Express LRS e Vantac. Inoltre, se volete acquistarli, trovate il link in descrizione. Prima di iniziare facciamo un po' di chiarezza su questi prodotti, visto che la pagina su Banggood riporta delle immagini diverse da quello che ci arriva. Le immagini però potrebbero riferirsi alla versione a 2.4 GHz e non a quella a 900 MHz che ho scelto io. Come vedete, il modulo ha un'etichetta LRS ed un'antenna lineare, mentre la ricevente è verde con una singola antenna. Io invece ho ricevuto il modulo con stampato il logo FR Sky ed una ricevente con antenna tipo Immortal T. A questo punto non c'è più nessun dubbio sul fatto che abbiamo tra le mani un modulo R9M Lite ed una ricevente R9MM. Personalmente ho trovato alcune difficoltà ad aggiornare il firmware di questo modulo e senza un programmatore ST-Link V2 non sarei riuscita ad andare avanti. Vi faccio vedere quindi i passaggi che ho fatto per rendere il modulo perfettamente funzionante e nel caso vi serva anche a voi il programmatore vi lascio in descrizione qualche link su dove trovarlo. Partiamo dal modulo, premetto che all'inizio non sono riuscito ad aggiornare il firmware tramite il metodo stock bootloader, che in fin dei conti è la cosa più semplice da fare. Questo perché il modulo sembrava essere bloccato, per questo motivo ho dovuto fare gli stessi passaggi che si devono fare per l'R9M Lite. Dopo aver sbloccato il modulo per futuri aggiornamenti, finalmente si riesce ad usare il metodo del bootloader, che in ogni caso vedremo dopo, per adesso partiamo col metodo ST-Link. Iniziamo installando il bootloader Express LRS sul modulo. Il file si trova sul sito Express LRS, vi lascio il link in descrizione. Clicchiamo su R9MLRSBL.FRK per scaricarlo. A questo punto copiamo il file nella cartella firmware della microSD della radio. Come vedete ho inserito il modulo nella radio, non dimenticate di mettere l'antenna. Andiamo nel menu sistema alla pagina SD card, quindi clicchiamo su firmware. Ora scegliamo il file che abbiamo appena copiato e premiamo Enter. Quindi clicchiamo su Flash modulo esterno. Ora è venuto il momento di aprire il modulo per collegare il programmatore ST-Link e procedere con l'aggiornamento. Questa operazione andrà fatta solo la prima volta, tutti gli aggiornamenti futuri andranno fatti direttamente dalla radio senza dover aprire nuovamente il modulo e collegare il programmatore. Apriamo il modulo rimuovendo queste 4 viti e allentando il dado dell'antenna. A questo punto saldiamo 4 cavetti con connettore servo in questo punto della scheda. I pad sono stagnati perché ho già fatto questa procedura, comunque vi faccio vedere tutti i passaggi da fare. Per quanto riguarda i collegamenti tenete bene a mente questo schema. Con il modulo in questa posizione partendo dall'alto abbiamo GND, SVCLK, SVDO e 3.3 V. Come vedete ho già saldato i fili e collegato il programmatore nei rispettivi pin, quindi GND con GND, SVCLK con SVCLK, SVDO con SVDO e 3.3 V con 3.3 V. Non dimenticate di montare l'antenna perché comunque il modulo durante l'aggiornamento viene alimentato. A questo punto vi serve l'ST-Link Utility, anche di questo software vi lascio il link in descrizione. Per scaricarlo vi verrà chiesto il vostro indirizzo email, in quanto il link verrà inviato lì. Adesso collego il programmatore alla porta USB e avvio l'utility. Una volta avviata l'utility, la prima cosa da fare è cliccare su Target, poi su Option Byte. Quindi vado su Readout Protection e scelgo Disabilita. Poi clicco Applica. Perfetto, non mi rimane che tornare su Target e fare disconnetti. Lascio ancora così tutto collegato e passo all'Express LRS Configurator. Il Configurator si trova su GitHub, anche questo link lo trovate in descrizione. Qui ci sono tutte le versioni disponibili, io ho Windows quindi scarico questa. Ed eccoci nel Configurator, qui scegliamo l'ultima versione Express LRS disponibile. In Target scegliamo FR Sky R9 e in Device FR Sky TX R9M Lite.
Come metodo per il flash scegliamo ST-Link. Per quanto riguarda le opzioni, scegliete la frequenza in base alla vostra regione, ma soprattutto alle antenne del modulo. Se siete in Europa, quella migliore è EU868. Non dimenticate di scegliere la vostra password, che deve essere uguale sia nel modulo che nella ricevente. Molto bene, il programmatore è collegato al PC, le opzioni le ho scelte tutte, non mi rimane che fare Build and Flash. Perfetto, aggiornamento completato. A questo punto non mi rimane che dissaldare i cavi e rimontare il modulo. Come vedete, ho rimesso il modulo nella radio e si può già usare, quindi a questo punto il modulo è da considerarsi sbloccato e pronto per futuri aggiornamenti. Non ci sarà più bisogno di doverlo smontare e collegare nuovamente al programmatore ST-Link. Quindi vediamo proprio come fare per aggiornare un modulo che sia stato sbloccato in precedenza con un programmatore ST-Link. Scegliamo sempre l'ultima versione disponibile, FRSky R9 ed FRSky R9M Lite. Questa volta come metodo per il flash scegliamo Stock Bootloader. Impostazioni e password vanno bene quelle che abbiamo visto prima. Quindi questa volta clicchiamo su Build. Ok, come vedete il configurator ha creato questo file che andrà copiato nella micro SD della radio. Molto bene, qui sulla destra ho la cartella che mi ha appena creato il configuratore, mentre sulla sinistra ho la micro SD collegata al PC tramite adattatore. Quindi apro la cartella firmware e dal suo interno copio il file frsky.lrs. Ora posso fare rimozione sicura dell'hardware e inserire nuovamente la micro SD nella radio. A questo punto vado nel menu sistema e ritorno nella pagina della micro SD. Quindi entro nella cartella firmware. Ora seleziono il file generato dal configuratore e premo Enter. Poi su flash external LRS. Perfetto, il modulo è aggiornato. Quindi, ricapitolando, il modulo dovrebbe essere già pronto fin dal suo acquisto ad essere aggiornato con il metodo dello stock bootloader, ma se l'aggiornamento non viene completato e il sistema ci dà l'errore no sync, allora dovete prima installare il file bootloader dal sito ExpressLRS, sbloccarlo con l'utility ST-Link e fare il primo aggiornamento tramite programmatore ST-Link. A questo punto il modulo è sbloccato ed in futuro potrà essere aggiornato con il metodo dello stock bootloader. Per quanto riguarda la configurazione del modulo sulla radio, andiamo nel menu modelli, poi alla pagina setup. Quindi in external RF scegliamo CRSF. Passando alla configurazione del modulo stesso, questa avviene tramite Lua Script, che andrà scaricato direttamente dal configuratore cliccando qui. Quindi inseriamo la micro SD della radio sul PC e apriamo la cartella script. Poi apriamo la cartella tool e al suo interno copiamo il file Lua che abbiamo appena scaricato. Per la configurazione del modulo avviamo il Lua script che abbiamo appena copiato sulla micro SD. Qui possiamo modificare ad esempio il packet rate, che è un massimo di 200 Hz. E la potenza, che ho un massimo di 50 mW. Col modulo per ora ho finito, posso passare alla ricevente. Dalle prime prove che ho fatto, anche la ricevente non si riesce ad aggiornare, quindi è necessario installare prima il bootloader per usarla con ExpressLRS. Come vedete, ho già collegato un cavo servo. Saldiamo i cavi seguendo questo schema. Partendo dalla sinistra abbiamo Smart Port, Terra e 5V. Anche il bootloader della ricevente si trova nel sito ExpressLRS, il file che interessa a noi è R9MM Mini. Clicco qui per scaricarlo. Copio anche questo file nella cartella firmware della micro SD della radio. Attenzione a non confondervi, R9M è il bootloader del modulo, mentre R9MM è il bootloader della ricevente. In fase di flash stiamo attenti a questo particolare.
Per quanto riguarda il collegamento, ci troviamo di fronte a due casi. Il primo sono le radio FRSky che hanno la smart port integrata. Il secondo sono le radio multiprotocollo che non dispongono di questa porta. Con radio FRSky colleghiamo la ricevente in questo modo: smart port a sinistra, alimentazione al centro e terra a destra. In fase di aggiornamento dobbiamo scegliere flash e sport. Con radio multiprotocollo dobbiamo usare la porta per i moduli esterni. Fate molta attenzione perché qui il pinout è diverso. Partendo dalla destra abbiamo smart port, terra e alimentazione. Come notate, questa volta terra e alimentazione sono invertiti rispetto al collegamento che abbiamo visto prima. Non dimenticate quindi di adattare il connettore a seconda della radio che state usando. Invertire la polarità significa bruciare immediatamente la ricevente. Ok, ci siamo. Vado di nuovo dentro la cartella firmware e scelgo il file che inizia con R9MM. Ora scelgo smart port o modulo esterno a seconda di dove ho collegato il cavo servo. In questo caso ho usato smart port. Quindi faccio flash export. Dopo aver installato il bootloader posso procedere con l'aggiornamento firmware. Come abbiamo visto, questa ricevente è un FRSky R9MM, tuttavia quando viene usata con ExpressLRS i collegamenti sono diversi. Questa volta dovremo usare i pad RX, TX, GND e 5V. Dimenticate i pad SBUS e SmartPort perché non servono. Adesso è venuto il momento di collegare la ricevente al flight controller in modo da poterla configurare e aggiornare. Come vedete, ho già fatto i collegamenti GND con GND, 5V con 5V, poi fate attenzione perché bisogna collegare RX del flight controller con TX della ricevente e TX del flight controller con RX della ricevente. Come sempre quindi bisogna collegare RX e TX invertiti tra loro. Prima di aggiornare bisogna configurare la ricevente su Betaflight, quindi vado subito in port e attivo Serial RX nella UART che ho usato per i collegamenti, nel mio caso la 1. A questo punto andiamo in configurazione e scegliamo Serial Base del Receiver e nel menu a tendina sotto CRSF. Da Betaflight 4.3 trovate queste impostazioni nel tab Receiver. Dopo aver configurato Betaflight, teniamo ancora tutto collegato e passiamo all'aggiornamento firmware. Vi ricordo che la ricevente deve essere alimentata, altrimenti non è possibile aggiornarla. Se i LED sono spenti, significa che il vostro flight controller non riesce ad alimentare la ricevente solo via USB. In questo caso è necessario collegare anche la LiPo. Se lo fate, assicuratevi di rimuovere le eliche. Rieccoci sul configuratore, come sempre scegliamo l'ultima versione disponibile e FRSky R9. Questa volta in device scegliamo FRSky RX R9MM R9 Mini. Metodo per il flash, Betaflight Passthrough. Opzioni e password usiamo le stesse del modulo. Poi facciamo build and flash. Perfetto, finalmente siamo riusciti ad aggiornare. Molto bene, a questo punto posso dire di aver finito. Modulo e ricevente sono aggiornati. Il bind avverrà in automatico non appena modulo e ricevente saranno accesi, questo perché entrambi hanno la stessa password. Ed eccoci arrivati alla fine del video. In conclusione, l'offerta Vantac lascia molto a desiderare, in quanto ho dovuto considerare quest'hardware come FRSky piuttosto che ExpressLRS. Questo mi ha portato a dover fare delle operazioni supplementari che di solito non si fanno su hardware dedicato. Il fatto che sia modulo che ricevente non avessero il bootloader ExpressLRS installato a questo punto non mi sembra proprio un caso. Il modulo inoltre ha una potenza massima di 50 mW, che lo rende limitato rispetto alla concorrenza. Se da una parte è vero che 50 mW sono sufficienti per la maggior parte degli scenari, è anche vero che tutti gli altri moduli ExpressLRS mettono a disposizione un output maggiore. Alla fine non vedo nessuna ragione per preferire questo modulo FRSky Vantac rispetto ad altri moduli in commercio, se non per una questione prettamente economica.
Infatti questo al momento è il modulo Lite che costa di meno in assoluto, quindi se per voi il budget è una questione prioritaria, allora potete anche considerarlo. Per quanto riguarda la ricevente, il prezzo in linea con le altre Express LRS è a 900 MHz, quindi non vedo un particolare motivo per preferire questa ad altre. Considerando che se dovete mettere anche il bootloader diventa tutto più complicato, il mio consiglio è di prenderla solo se proprio non ne trovate altre disponibili. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.